Riprendiamo i nostri itinerari domenicali soffermandoci sulla scoperta del cuore di Dio Padre, la paternità sotto diversi aspetti, partendo da quella che è la direzione spirituale, una caratteristica della stessa santità di Padre Pio che vogliamo ripercorrere in questo servizio. Il sacerdote con il dono del celibato non rinuncia alla sua paternità, ma la trasfigura a un livello più alto, generando non la vita fisica, ma la vita della grazia. Padre Pio visse la sua paternità soprattutto al confessionale, dove riportò a Dio tantissime anime, che poi non lo lasciavano più. San Pio ebbe molto a cuore anche la direzione spirituale di tante persone a lui vicine, come frati, sacerdoti e donne del terzo ordine francescano che frequentavano il convento, e di tante altre più lontane con le quali molto spesso entrò in contatto attraverso la corrispondenza epistolare. Il saluto che indirizzava di solito all'inizio delle lettere era «Mia carissima figliuola» oppure «Mia sempre carissima figlia», «Diletta figlia mia». In chiusura degli scritti c'era quasi sempre una richiesta di preghiera per la sua anima, seguita da una benedizione paterna. Medici, scienziati, attori, sportivi, uomini e donne di tutte le estrazioni sociali si rivolgevano a Padre Pio per un consiglio, una preghiera, per chiedere perdono a Dio Padre. Dall'incontro con il frate stigmatizzato si instaurava tra le anime e il santo una profonda comunione, come tra padre e figlio, ed egli diveniva il loro punto di riferimento, una guida presente in tutto, anche nelle più semplici scelte della vita quotidiana. Diventare figlio spirituale di Padre Pio è stato il grande desiderio di chi si è accostato a lui, ma prima di accettare un figlio o una figlia spirituale, il padre voleva constatare in questi una vera conversione di vita. È l'inizio di un itinerario di fede, di carità e di preghiera come devoti figli della Santa Madre Chiesa. Oggi i figli spirituali di Padre Pio sono innumerevoli e presenti in tutto il mondo, ogni giorno uniti spiritualmente nella recita del Santo Rosario, sotto il suo sguardo paterno e benedicente. Una direzione spirituale, quella di Padre Pio, che avveniva anche attraverso lo scritto, abbiamo ascoltato, un mezzo che forse oggi sembra obsoleto di fronte alle nuove tecniche di comunicazione. Ma per approfondire questo tema ritroviamo fra Ruggero Doronzo, cappuccino, tra l'altro esperto proprio in comunicazione, che salutiamo davvero con il cuore. Pace e bene, Fra Ruggero. Ben ritrovati, il Signore vi dia pace. Ecco, abbiamo parlato della paternità di Padre Pio nella direzione spirituale delle anime. Fra Ruggero, ecco, quanto è utile oggi un rapporto filiale con un sacerdote? E soprattutto, quali possono essere i mezzi più efficaci? Sì, io credo sia ancora molto importante, anzi, soprattutto oggi importante, perché innanzitutto i nostri rapporti sociali sono sempre più diluiti e distanti. Allora, avere una persona concreta, fisica, con la quale possiamo parlare, dialogare, esprimere le nostre difficoltà, le nostre perplessità, ma anche le nostre gioie, ecco, qualcuno che ci ascolti e che ci illumini anche su certi aspetti è importante, anche perché noi percepiamo oggi la nostra vita un po' complicata. Allora, qualcuno che ci aiuti a semplificare la complessità nella quale viviamo, ci dia una prospettiva nuova rispetto a quella che ci siamo fatti noi stessi, perché molte volte ci convinciamo di alcune cose e non vediamo altre prospettive. Allora, qualcuno che ci aiuti a dare una prospettiva nuova, è molto importante. Ovviamente la direzione spirituale non si può fare come nel passato. Ecco, nel passato, magari il sacerdote era la persona che aveva studiato di più e che quindi aveva un livello culturale anche superiore ai fedeli. Oggi non è più così. Quindi il
padre spirituale o comunque l'accompagnatore deve essere innanzitutto un testimone, uno che ha sperimentato nella sua vita la presenza di Dio e la sa comunicare agli altri. Ecco, allora se individuiamo una persona capace di fare questo all'interno della Chiesa, può essere un sacerdote, ma anche una suora, ma anche un laico, ecco, che abbia una vita spirituale intensa e abbia prodotto dei frutti nella sua vita, nella sua famiglia, ecco, quella persona è utile che la teniamo presente, soprattutto quando davvero abbiamo bisogno di un consiglio, altrimenti faremo riferimento a tante persone che magari hanno nella loro vita combinato non troppo di buono, e magari li abbiamo tutti intorno, possono essere colleghi di lavoro, altri familiari, ecco, come possono loro aiutarci? Invece individuiamo quelle persone che davvero hanno una grazia particolare e hanno prodotto frutti nella loro vita, e questi ci possono sicuramente aiutare. Ecco, nella nostra epoca è pensabile con quali limiti l'utilizzo dei social per seminare nel campo dello spirito? Tutto è buono, e ogni cosa che serve ad annunciare il Vangelo è buona, solo che oggi credo che abbiamo bisogno di rapporti personali, umani, concreti, in carne e ossa. E allora sicuramente su internet, su YouTube c'è tanto, ci sono tante persone che spiegano il Vangelo, che propongono delle meditazioni, ecco, sono sicuramente utili, ma la sfida oggi è a essere presenti quando le persone hanno bisogno di incontrarsi con altre persone in carne e ossa, e quindi dobbiamo investire del tempo. Quello che il Signore ci ha dato, la nostra ricchezza, ecco, forse manchiamo di tante cose, però forse noi religiosi in particolare abbiamo un po' più di tempo rispetto a chi deve magari viaggiare e portare avanti una famiglia. Abbiamo un po' di tempo da dedicare alle persone. Ovviamente ci vuole dall'altra parte qualcuno che cerchi non così consolazioni immediate, ma la voglia di fare un cammino insieme, di fare un percorso di santità, ecco, e di conversione, perché tutti ci dobbiamo convertire. Allora ci dobbiamo aiutare gli uni con gli altri, anche perché questo vuole il Signore, ecco, che ci aiutiamo tutti quanti a camminare. Usare i social per rendersi visibili, così farsi conoscere, esprimere i propri concetti, è sicuramente utile, però poi bisogna farsi trovare quando la gente chiede di incontrarti. È una sfida per tutti, però ci possiamo riuscire con la grazia di Dio. Un altro aspetto importante è quello relativo alla famiglia, alla crisi della famiglia che molto spesso è evidente, e il ruolo dei genitori a volte può essere secondario e non all'altezza del compito. Ecco, Fra Ruggero, secondo te i giovani avvertono il desiderio di una guida che dia loro risposte esistenziali? E quale può essere il ruolo dei religiosi? Beh, i giovani sicuramente nel loro profondo desiderio hanno la voglia di individuare dei modelli a cui fare riferimento, e questi possono essere i genitori, anche se soprattutto nell'adolescenza vivono un rapporto conflittuale con loro, però i giovani sono molto attenti a vedere i comportamenti, e allora se vedono dei comportamenti coerenti nei loro genitori sicuramente li prendono a modello. E questo deve essere anche all'interno della Chiesa. Però c'è anche la necessità da parte nostra, da parte dei catechisti, dei religiosi, dei sacerdoti, ecco, quella di spendere del tempo con i giovani, perché è solo se noi facciamo sentire la nostra vicinanza, la nostra presenza discreta, ecco, mai invadente, ma, come dire, io ci sono accanto a te, ti copro le spalle,
se hai bisogno, vienimi a parlare, anzi, magari ti provoco un po' con alcune domande che forse non ti aspettavi. Ecco, sicuramente i giovani, sono sensibili a questo e soprattutto in un mondo così, molto variegato e molto frastagliato, se trovano una persona, hanno un fiuto particolare, ecco. Capiscono la coerenza, capiscono la credibilità, cioè se vedono che quella persona è credibile e coerente con quello che dice, sicuramente fanno riferimento a quella persona. Allora, la sfida è per noi essere coerenti, essere credibili e proporci ai giovani per accompagnarli e sicuramente i frutti verranno. Grazie, grazie davvero, Fra Ruggero, per queste tue riflessioni e alla prossima. Bene, un caro saluto a tutti e che Padre Pio, lui che è stato un padre spirituale, ma in generale un testimone credibile e coerente, aiuti anche noi ad esserlo. Grazie, alla prossima. Grazie ancora. Noi ci fermiamo per qualche minuto e poi nella seconda parte continueremo in questo nostro percorso quaresimale, seguendo gli itinerari domenicali alla scoperta del cuore di Dio Padre. E torniamo insieme nella seconda parte del nostro appuntamento con itinerari domenicali, nel quale vogliamo ora affrontare il tema della paternità sotto un altro punto di vista, quello delle missioni. Com'è possibile essere padri delle anime nelle missioni? Lo chiediamo a Fra Raffaele Mangiacotti. Bene, innanzitutto pace e bene. Sì, penso che nella missione ci sono delle difficoltà, ma ci sono anche tantissime cose belle. La paternità, innanzitutto, è quella evangelica, possiamo dire, perché vedi, quando sono stato in missione, ecco, sentivo tanti bambini che mi chiamavano sempre papà, 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 perché mi ricordavo quella parola del Vangelo. Tutti quelli che hanno lasciato casa, padre, famiglia e via dicendo, ecco, troveranno il centuplo qua giù. E trovavo in realtà in queste parole una conferma in queste parole del Vangelo. Per cui essere padre a livello di missione significa anche assumersi le tante responsabilità che la missione stessa comporta. E queste responsabilità e farsi carico anche a livello, non solo a livello spirituale, come dire, amministrare i sacramenti, le confessioni e tante altre cose, ma soprattutto, ecco, farsi carico anche delle miserie della povera gente. E io penso che su di questo ho trovato tantissime difficoltà nell'incontrare anche tanta gente nelle loro miserie, nelle loro sofferenze, nelle loro, diciamo, nella loro vita quotidiana. Quindi il padre è visto sempre anche un po' qualcuno come a cui rivolgersi per, in qualche modo per aiutare, per dare quella consolazione che viene direttamente dal Signore. Ma la missione è anche esperienza, anche quando vedi che riesci a trasformare queste miserie in misericordia del Signore, è anche qualcosa che ti fa sentire veramente la paternità e ti fa sentire anche la bellezza, ecco, di essere padre e quindi sperimenti le tante gioie che nella missione anche si vivono, perché ci sono, come dire, tantissime cose, non saprei descriverlo in questo momento, e come ecco, viene a mente per esempio la liturgia o qualche altra cosa, tantissime cose, o le soddisfazioni che si provano quando si costruisce un'opera, quando si porta a termine qualcosa che serve per gli altri. Ecco, tutto questo poi ti fa sentire veramente gratificato e ti fa sentire e ti porta a dire, ecco, l'amore di Dio finalmente raggiunge un po' tutti i popoli. Stiamo dunque ragionando, riflettendo sul cuore di Dio Padre attraverso tanti momenti, tante realtà, tra le quali anche quella
della missione. Ma siamo in tempo di Quaresima e in questo tempo una riflessione speciale sulla paternità ci arriva da una solennità che andremo a breve a vivere, quella di San Giuseppe. Con Suor Daniela Del Gaudio, suora immacolatina, francescana immacolatina, che è tra l'altro docente di teologia dogmatica presso la Pontificia Università Urbaniana e socia della Pontificia Accademia Mariana Internazionale dell'Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana. Ecco, Suor Daniela, fra le sue numerose pubblicazioni, ne ha dedicata una proprio a San Giuseppe, il custode dell'amore, vita, spiritualità e devozione. Innanzitutto, benvenuta tra noi, Suor Daniela. Grazie, buonasera a voi. Ecco, la persona e il ruolo di San Giuseppe, lo sappiamo benissimo, sono fondamentali, sono stati importanti nella storia della salvezza. Ecco, per questo motivo è definito il custode dell'amore, in quanto ha accolto e protetto col suo amore tenero e forte il figlio di Dio e sua madre Maria. Ecco, questo in sintesi il ruolo di San Giuseppe o c'è altro? Allora sì, diciamo che il ruolo è molto più profondo, perché come ci dicono i Vangeli, in particolare Luca e Matteo, Giuseppe ha avuto anche lui una vera e propria annunciazione, Papa Francesco lo sottolinea, quindi non è stato solo il padre putativo legale, perché c'era bisogno di una figura maschile per garantire appunto la figliolanza e quindi anche tutelare Maria, ma Giuseppe è entrato nel mistero del figlio di Dio con la sua fede, ha capito che si trattava di una chiamata eccezionale, lui conosceva le scritture, quindi ha compreso che era il Messia e allora ha vissuto questo suo ruolo con veramente tanta fede e tanto amore. Per cui si è legato tantissimo al progetto divino di salvezza nel accudire questo bambino e anche nell'accogliere Maria come sua sposa e allora nell'essere veramente padre e poi sposo, seppure nello spirito, quindi padre di Gesù, perché appunto ha creduto in questo bambino. Padre di Gesù perché ha condiviso con lui fin dal momento della nascita tutta la sua vita e padre di Gesù perché anche lui effettivamente lo ha accompagnato, specialmente nell'infanzia, lo ha educato. Gesù era chiamato il figlio di Giuseppe nei Vangeli, il figlio del falegname, quindi Giuseppe gli ha trasmesso anche la sua arte, gli ha trasmesso tutti i suoi valori culturali, cultuali e religiosi e quindi è stato veramente il padre di Gesù. Ecco, nell'analisi di questi aspetti, quali sono le fonti principali? Innanzitutto i Vangeli, perché le fonti per conoscere San Giuseppe sono i Vangeli, ci sono tanti brani, sebbene non diciamo moltissimi, che però in profondità ci fanno entrare nel mistero di quest'uomo. E pensiamo per esempio alla genealogia di Matteo, che nomina fra le tante generazioni poi alla fine Giuseppe, quindi Giuseppe diventa il tramite perché Gesù si incarnasse in una storia concreta, che è quella della famiglia di Davide. Allora Giuseppe rappresenta proprio questo collante di tutta la storia dei patriarchi, da Abramo fino a lui, che aspettavano il Messia. È lui che ha il privilegio di accoglierlo proprio nella sua famiglia. E così dicevo Luca, che ci tiene a sottolineare che l'angelo Gabriele appare a una vergine fidanzata di Giuseppe, quindi il nome di Giuseppe fin da subito è protagonista proprio della storia di Gesù, accanto a Maria. Se Maria è la donna prescelta per essere la madre e noi ammiriamo il suo sì nella fede perché ha creduto alla parola dell'angelo che le prometteva un figlio senza concorso d'uomo, dall'altra parte anche Giuseppe per fede, come dice poi Matteo 1:17-28, ha creduto alle parole dell'angelo che lo rassicura sulla gravidanza di Maria e gli chiede anche che lui come padre, come era l'usanza in Israele, imponga il nome a Gesù e lo costituisca appunto Messia. Quindi effettivamente Giuseppe nei Vangeli viene descritto un'altra cosa importantissima come uomo giusto.
viene definita proprio la sua personalità. Uomo giusto significa santo, quindi c'è una grande stima di Giuseppe. Ecco, uomo giusto, diceva Suor Daniela, un aggettivo questo che si unisce a tanti altri aspetti relativi alla spiritualità, ecco, del padre putativo di Gesù, come ad esempio la fede, l'obbedienza, l'umiltà, la purezza, il silenzio, la laboriosità, l'amore, ecco, tantissimi temi che andrebbero sviluppati uno per uno. Io, ecco, vorrei sottolineare quello che mi sembra un po' la novità anche di Papa Francesco, che nel suo documento Patris Corde mette in evidenza il coraggio creativo di San Giuseppe, perché lui spiega: Giuseppe è stato quell'uomo obbediente, silenzioso, che ha svolto tutto quello che Dio gli ha chiesto. Per esempio, prendi Maria tua sposa, poi corri in Egitto per salvare il bambino, poi ritorna dall'Egitto a Nazareth per 30 anni, nel silenzio più assoluto di Dio, ma anche, ecco, delle circostanze. Giuseppe ha continuato a credere a questo mistero e quindi ha continuato a svolgere il suo ministero proprio accanto al figlio di Dio per la sua crescita umana e spirituale. Però ecco, Papa Francesco sottolinea che questa obbedienza, questo silenzio non sono remissivi, non sono dovuti a un carattere passivo che quindi ha subito tutto questo in maniera appunto così. No, Giuseppe ha esercitato un coraggio creativo, che è il coraggio della fede, cioè ha saputo trasformare quelle obbedienze che Dio gli ha proposto, come dice Papa Francesco, non in una via che spiega, che si pone il problema, ma perché, ma come mai, come farò, ma in una via che segue questo mistero. Quindi lui si è impegnato con tutte le risorse del suo essere, con la creatività che gli era propria e che noi dobbiamo valorizzare, perché non era un uomo semplicemente in silenzio, nel senso in disparte, senza risorse, no. Era un uomo di una grande inventiva che appunto in Egitto ha dovuto cercare una casa, un lavoro per Maria e per Gesù, e che ha esercitato questo coraggio creativo perché aveva fede in questo figlio di Dio, aveva fede nel progetto, quindi era consapevole di dare il suo contributo e lo ha dato, quindi un contributo ministeriale alla redenzione. Però nel silenzio, nell'accoglimento di questa volontà che lo ha portato senza gratificazione alcuna a sentire solamente la gioia di essere il padre di Gesù. Quali sono le principali pratiche devozionali legate a San Giuseppe, le preghiere più belle della tradizione sia orientale sia occidentale? Ecco, nel mio libro che ho scritto proprio per l'anno di San Giuseppe, nella terza parte presento tutte queste devozioni. Per me è stata anche proprio una scoperta vedere quante sono. Per esempio, abbiamo il manto di San Giuseppe, il Sacro Manto, che è una devozione che dura tutti i 30 giorni del mese di marzo. Poi ancora abbiamo i mercoledì dedicati a San Giuseppe, le domeniche di San Giuseppe, il Rosario Giuseppino, la novena, ma anche le sette suppliche di San Giuseppe. E i sette dolori e i sette gioie, le sette gioie di San Giuseppe, quindi tutta una serie di preghiere che hanno alimentato la spiritualità sia della Chiesa di Oriente che di Occidente, fino appunto che Giovanni XXIII ha voluto inserire San Giuseppe nel canone romano e poi lo ha nominato patrono della Chiesa universale, perché proprio colui che si è preso cura della Sacra Famiglia si prende cura della Chiesa, che è la famiglia di Dio allargata. Abbiamo ancora pochissimi secondi a nostra disposizione, Suor Daniela. Purtroppo i temi sono così ampi che non possiamo renderli così approfonditi anche attraverso le sue belle riflessioni. Però vogliamo riservare alcuni momenti ad un aspetto in particolare collegato al tema principale di questa puntata. Abbiamo parlato della paternità spirituale, della direzione spirituale, soprattutto nella prima parte. E ci vogliamo ricollegare, non può essere altrimenti, vista la sua realtà di Francescana Immacolatina, a quella che è stata l'esperienza del rapporto filiale tra padre Lodovico Acernese e la beata Teresa Manganiello. Io la ringrazio di questa opportunità per specificare che
Padre Ludovico ha avuto il carisma, l'illuminazione della nostra spiritualità, essendo un grande innamorato di Maria e anche, ecco, un filosofo per cui ha compreso la necessità di fondare una congregazione per l'educazione della donna. E quando ha incontrato questa ragazza, che lui descrive, no, all'inizio era inesperta nella vita dello spirito, ma subito sotto la sua guida ha visto il potenziale, ha visto i progressi, ecco, lui l'ha scelta proprio come fondatrice di questa nuova congregazione. Ed è nato un rapporto così bello che praticamente ha unito due cuori in un unico progetto. Padre Ludovico, appunto, il maestro, la guida, perché era un teologo esperto, saggio, anche se giovane, anche lui aveva 34 anni quando ci ha fondati. Teresa, da parte sua, il tipo di grano è caduto in terra amore per portare frutto, perché lei assimila questa spiritualità e nella biografia che Padre Ludovico scrive la esalta perché è diventata veramente modello concreto di quello che lui vuole realizzare con le suore e muore a 27 anni lasciando questo ricordo. E se mi permette vorrei concludere con la poesia che Padre Ludovico scrive per capire proprio Certo. quanto la volesse bene, un breve sonetto dove lui dice: la luce del sole spunta dall'alto e non teme di toccare nei bassi strami la sozzura. Così Teresa, purezza venuta da Dio, non teme di macchiarsi su questa terra e ritorna a Dio pura come ne è uscita. Quindi veramente una spiritualità stupenda che però mette a contatto la purezza di questa ragazza con le persone più povere e più bisognose che lei ha servito come lui le aveva insegnato. Grazie, grazie di cuore, Suor Daniela Del Gaudio, per questo suo momento di riflessione che ha voluto condividere con noi. E buon proseguimento di Quaresima fino alla Santa Pasqua, quindi un momento forte per tutti noi che vogliamo vivere nella maniera più opportuna anche attraverso questi temi. Pace e bene, Suor Daniela. Grazie bene a voi e buona Pasqua. Noi ci fermiamo qui, termina il nostro appuntamento con Itinerari Domenicali che tornerà come sempre la settimana prossima.